Villa Borghese, nell'Istituto Internazionale di Agricoltura, ora sede della FAO, il ministro Zellerbach, l'ambasciatore britannico Sir Mallet, il presidente del Consiglio, il presidente del Senato e il presidente della Repubblica si riuniscono per celebrare il centenario di David Lovell. Nato in Polonia, cittadino americano, egli fu in molti campi un pioniere. Il conte Sforza lo saluta principalmente come pioniere, fin dal 17, di quell'Europa federale che sta per avere a Strasburgo la sua consacrazione. Le due figlie di Lovin ascoltano con giusto orgoglio l'apologia delle idee che appresero da una voce grave e familiare. L'America, dice l'ambasciatore Dan, è orgogliosa di annoverarlo tra i suoi cittadini. A lui rimane dedicato il seggio che occupava in questo istituto da lui fondato a Roma nel 1905. E la lapide ricorderà l'uomo che seppe elevarsi a profeta di quel mondo più buono che tutti ci auguriamo.